1LGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper, con la serie Case da Pazzi. E anche oggi continueremo la nostra avventura nell'acquistare case disastrate e cercheremo poi di renderle il più belle possibili e quindi poi guadagnare un eventuale extra sui lavori generali. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper. Today we will go on with our challenge that is called House of Crazy. We will always try to buy some not in very good state the houses, and we will try to restore them, and then we will try to earn extra money, and that's all. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi en achetant les maisons qui sont désastrées. Terriblement, on va les restaurer, les réparer et on va essayer de gagner un peu d'argent extra. Un saluto a tutti quanti e benvenuti all'appuntamento di giovedì qua su Flipper. Pur oggi continuiamo la sfida nostra chiamata Case da Pazzi, ovvero praticamente noi accattiamo case che stanno diciamo che stanno un po' scarubate, e accattiamo con jam e poveri un po' ci guadagnano cosa era lì più. Ma voglio, mo andiamo, andiamo, let's go, on y va. Allora, andiamo a vedere un po' cosa ci offre il mercato. Allora, è stata anche rilasciata la DLC Luxury,
che poi più avanti andremo a vedere. Allora, prendiamo questa casa qui, cottage in vendita, ok, 82.000 euro, due piani, perfetto. Allora, come al nostro solito, diamo sempre un'occhiatina al giardino. Remember, you must check first the garden. If it needs any maintenance, then you will go inside the house and try to do your best. Allora, qua mi pare che qua. Oh, questo c'ha meno ortiche. Allora, cominciamo prima. Remember to check always the garden before entering in the house and beginning the restoration, reparation, patching and so on. You will learn extra career point doing this, and you will earn extra money as well. Ok, allora adesso per il momento non ci serve quello. Prendiamo il tagliaerba qua, ottosaerba. Facciamo una bella. Oh, guarda qua. Cos'è questo wonderful world? Vado via domani, sì, e non torno più. Prima che io salti faccio un salto nel blu. Enemy Passion. Questa è una canzone di Zucchero Fornaciari che si chiama. E mo mi sono dimenticato. È una vecchia canzoncina. Pare del 2003-2004. Wonderful World, mi sembra. This song is from Zucchero Fornaciari, and the title should be Wonderful World, should be, or something like that. La chanson que j'ai chantée avant, c'est une chanson de Zucchero Fornaciari. Che doit s'appeler Wonderful World ou quelque chose de comme ça. Benvenuti a tutti, ecco, colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che vi siete sintonizzati in questo momento in diretta e anche a voi che state guardando questo video durante la notte, quindi replica. Io mi chiamo Fabrizio, sono conosciuto nella piccola community qui di Twitch come Dablo ODB, come mi chiama il mitico maestro Jason Farm. Ciò cui state in questo momento assistendo non è una semplice messa in onda, quindi live di un gameplay semplice, ma è l'ideazione e la sperimentazione di un nuovo format, di un nuovo modo di fare gameplay che sto inventando, che si chiama soft gaming. E lo scopo del soft gaming non è altro che quello di oltre a tenere compagnia lo spettatore, cercare di rilassarlo in qualche modo. E quindi mi auguro che questo nuovo format, al momento sperimentale, possa essere di vostro gradimento.
e che vi possiate sentire rilassati, e se è così fatemelo sapere lasciando un commento nel video, sia durante la replica, durante la diretta, ma anche su YouTube, nel mio canale YouTube Dub Logistica. E questo video sarà disponibile sabato alle 12. Hi everyone, welcome to the stream. Thank you so much for choosing to watch my live streaming. My name is Fabrizio, here on Twitch community. My friends call me Dablo, or DB as my friend Jason Farm call me. What you are watching in this moment, right now, it is not a simple gameplay, but it's a new kind of doing live streaming. I am inventing a new format called soft gaming. What this kind of format should do for you? This kind of format should relax you, so will be so relaxing. This is an experimental way to do gameplay. I hope you will enjoy this kind of doing gameplay. And now let's go. Thank you so much again to you that you are watching this video live, or if you are watching this video during my replay. Thank you so much. And now I will say thank you to my French friends. Merci pour votre compagnie. Bienvenue dans le direct. Je m'appelle Fabrizio. Ici, je suis connu dans la communauté de Twitch comme sous le nom de Dablo. Comment m'appelle mon ami Fergus, ou Dibi, comment m'appelle mon ami Jason Farmer? Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une directe commune. C'est une directe expérimentale que je suis en train d'inventer un nouveau format qui s'appelle le soft gaming. Qu'est-ce que c'est le soft gaming? C'est une nouvelle façon de faire la directe. Et le but de ce genre de vidéo production, c'est de relaxer ceux qui regardent la vidéo en direct ici sur Twitch, en réplique sur Twitch, ou enregistré sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce genre de format il vous plaira. Et j'espère que vous allez agréer ce genre de format. Voilà. Merci, merci, merci. Maintenant, je vais parler dans la langue napolitaine. C'est la quatrième langue. Allora, voglio un saluto a tutti quanti. Io vi ringrazio a tutti quanti voi che state guardando questa diretta, che mi state facendo compagnia. E soprattutto ringrazio a voi che state guardando questa replica che viene fatta durante la notte. Quello che state guardando da questo momento non è una classica modo yoga, ma si chiama soft gaming. Sto inventando un modo nuovo di fare diretta. Voilà, Jason, quale onore! Ti ho nominato e ti ho letto adesso. Scusami se
Se non ti ho risposto prima, ma ero concentrato a ricordarmi ciò che ho detto. Ben, onore e piacere mio. Non so se hai sentito l'introduzione mentre stavo presentando un po' il format del canale. Ogni volta praticamente mi ricordo sempre. Ricordo i miei nickname, come sono conosciuto qui su Twitch, oltre al mio nome reale. Onore e piacere, carissimo maestro. Se voi siete appassionati di farming, io vi consiglio vivamente di seguire il canale di Jason Farm, perché è un maestro. E come si dice in gergo, su farming vi sa dire vita, morte e miracoli. Quindi mi raccomando, seguite il maestro Jason Farm. Quando passate sul suo canale, scrivete: salve maestro, vi saluta Dub Logistica. Dub. So, I want to suggest you a great channel if you are impassionate by Farming Simulator. I will suggest you to follow the channel of the maestro as I talk him. It is a Jason Farm that you in this moment is in chat. So he will explain you everything and you will understand everything because he's a great tutorial tutor on Farming Simulator. So please leave a follow. He's an Italian streamer, pardon, he's a Neapolitan streamer, Rami. And so please let a follow. Thank you so much. Alors, salut les amis, j'ai l'honneur d'avoir en direct le maestro de farming qui s'appelle Jason Farmer. Si vous aimez Farming Simulator, s'il vous plaît, suivez son canal. Je sais qu'il parle en italien, mais il est napolitain comme moi. Et il va vous expliquer très bien, très bien, tout ce que regarde Farming Simulator. Donc, suivez-le, c'est recommandé. Voilà. Caro Jason, non farci caso, ma qua quando inizio a parlare qua devo non mi posso distrarre perché rischio di dimenticare quello che dico. E qua ho fatto serio perché dico tante di quelle cose, poi devo cercare anche di dirle, dire le stesse cose. Ancora ben ritrovato in live, onore e piacere. Allora, iniziamo un po' dall'esterno che ultimamente è un po' trascurato. Allora, dicevi che hai portato già il News Farming 22. Ah, dopo lo vado a vedere. Allora, Jason, allora io qua vorrei cambiare un po' la faccia all'esterno della casa. A te piace così con i mattoni oppure vorresti magari che fosse tinteggiata per cambiare un po' l'aspetto? Allora, intanto qua inizio a mettere una bella fontanella. Allora si va così. Eccole qua. Vabbè, ovviamente, certo, dopo una volta terminata la live vado a vedere di cosa si tratta. Allora, questo lo metto qua. Peccato che non c'è l'animazione. Ok, allora lasciamo i mattoni senza volerlo.
Ho messo qualcosa di caruccio, infatti mi hanno detto già gli amici qua che insomma stanno gradendo. Ma tra poco uscirà Farming il 22, poi cioè le cose ora non perché ci stai tu, ma l'ho sempre detto e ridetto. Le cose come le spieghi tu non le spiega nessuno. Tu ci proprio cucchiarina per dirla in lingua partenopea. Eppure chi sta distratto lo capisce. È un'ottima metodologia. Grande Jason, e non vedo l'ora pure io di provarlo sto farming. Veramente non vedo l'ora, ma anche per vedere un pochettino eventuali differenze. Oh, le sculture. Azza, queste non le ho mai messe. E qua mi sa che faccio una cosuccia bellina. Qua no, ovviamente. La cicogna. In molti mi chiedono cosa ne penso di farming, ma io in generale di Farming 22, ovviamente. Io sono sempre stata una persona che se non prova una cosa non si pronuncia così per qualcosa di visto di sfuggita. Per cui credo che io debba, come mio solito, debba almeno giocarci almeno 100 ore per cominciare a farmi una certa idea, perché poi va capito un po' il funzionamento, il meccanismo, tutte queste cose qua, e quindi così di primo acchito non saprei dare un giudizio, o quantomeno dare dire ciò che penso. Però da così a occhio sembra un'ottima cosa. La faccia, una 3090, faccia una miseria. Immagino pure che non sia stata particolarmente economica la spesa, perché poi questi tempi qua è aumentato tutto. Tulipani. Ok, allora, tulipani ovviamente rossi. E quasi quasi metto proprio qua vicino, uno qua. Bella la 3090. È un'ottima scheda, anzi una grande scheda. Poi considerando pure l'uso che ne devi fare tu con una sola scheda, puoi fare più cose, mentre invece io qua sul mio PC al momento ho due schede video. La prima che gestisce prettamente il video, quindi una sola funziona come monitor. La seconda al momento, che è una Nvidia Quadro Q400, la utilizzo per la DirectX, che poi al momento diciamo che è un po' lentuccia, quindi non bilancia bene il sistema, scusa, e sta aspettando che i prezzi delle schede video scendano per acquistare una 1650 da dedicare prettamente al programma di streaming, in modo tale da far sì che il carico della GPU
non sia a carico di una sola scheda video, ma ognuna possa lavorare in maniera autonoma e quindi snellire il sistema. Ho un alimentatore da 750 watt e siccome una sola scheda video andrà sotto sforzo, mi sono già fatto il calcolo che le altre lavoreranno al 20, quella lì della DirectX lavorerà al 10-15%, l'altra invece per il software della Live dovrebbe lavorare intorno al 25%, e quindi avrò qualcosa che insomma mi terrà il sistema leggermente più performante. Eh sì, in effetti io ho detto la 1650 perché l'ho collaudata sul sistema di un amico che io ho assemblato il computer e mi ha sbalordito la 1650. Immagino che anche la 1660 sarà ancora più performante, per cui sì, sicuramente la differenza di 50 euro non ci sarà alcun tipo di problema, perché quella alla fine, quella scheda video là deve gestire pure la, cioè gestisce prettamente una sola cosa. Eh sì, perché quella che ho installato sul sistema al mio amico, se non mi sbaglio era, no, mi sembra che è 6 giga, forse mi sto confondendo, comunque per l'uso che ne doveva fare lui, quindi un uso, diciamo così, di rendering video, queste cose qua, è andata bene. L'ho testato il sistema, l'ho stressato, ci ho giocato ad Euro Truck, ci ho giocato pure House Flipper e ha retto bene. Infatti è per questo che avevo detto la 1650, però la 1660 sicuramente è un altro livello, sta proprio a coppa. Allora questo lo mettiamo qua. Ho messo un po' storto, però. Almeno ho inserito dei lampioncini che non ho mai provato. E allora sì, perché ma è passato, sono passati un paio d'anni, quindi all'epoca la 1660 ho visto che a livello di prestazioni era anche leggermente più performante rispetto alla 1060 che ho io, però il mio sistema è raffreddato a liquido con un loop custom e allora praticamente regge abbastanza bene le temperature, si aggira intorno ai 65 gradi, 60-65, e non sale più di tanto. Ho un radiatore da 240 mm, poi no, 360 mm, scusami, porta tre ventole, e poi una posteriore da 120 mm, però sono quelle là spesse, quindi dissipa molto bene il calore. Ci ho speso parecchio, ma ci ho speso veramente tanto, però posso dirti che le temperature le tiene bene, le tiene veramente bene. Oppure i water block, cioè il dissipatore sulla CPU, che è la marca EKW,
Fatto bene, mi sono divertito. È una vecchia passione che ho e poi mi sono fatto i miei calcoli e ho deciso che mi occorreva un impianto di raffreddamento del PC a liquido proprio per evitare il rumore delle ventole, anche se la pompa che c'ho, diciamo, quando va raramente raggiunge la temperatura un po' più elevata, si sente leggermente. E beh, poi ho dovuto studiare pure su queste cose qua, faccio le cose in maniera maniacale. Ho studiato pure il flusso d'aria, le ventole come andavano messe, tutte queste cose qua, e mo va una favola. Sono patito, è dal 96 che faccio questo qua. Non lo faccio a livello professionale, però per risparmiare qualcosina, poi pure per passione, ho imparato a fare queste cose qua. E ti posso garantire che in tanti anni qua ho risparmiato tanto, però ho imparato pure a gestire, a capire bene i sistemi che ho installato, come vanno. E poi come processore c'è un 8600 di nona generazione, quindi diciamo che gestisce bene la scheda video. E viceversa, si gestiscono bene entrambe. 12 ventole ad aria, ma hai provato a vedere il flusso d'aria com'è? Se la stessa aria che immetti poi la espelle pure, perché poi documentandomi c'è pure il fattore dell'aria. L'aria che entra, l'aria che esce deve essere avere grosso modo la stessa pressione. Quindi su queste cose qua, a me da 96, non so quanti anni sono passati, ne ho fatte. Bravo, io le faccio con i li crio con i il cotone, spezzi pezzettini di cotone, li metto dentro al case. Cioè, mi sono fatta una specie di funicella dove ci appendo i pezzi di cotone e vedo il flusso come va. Quando ho messo la gestione delle ventole e lo metto manuale, però sulla CPU, a chi preferisce il raffreddamento ad aria, gli metto sempre la ventola, quella che prende l'aria e la spinge dietro, così dà ulteriormente un flusso d'aria buono, diciamo, è più stabile, ecco. E poi una ventola laterale sul case, ne ho montato una da 220 mm che mi va a raffreddare parte della scheda madre bassa e va a spingere un po' d'aria pure sulla scheda video. E ho fatto un bel po' di cose qua. Ma tu c'hai pure un processore L9. A te sì, è normale che c'è bisogno veramente di tanto, ma tanto, tanto, tant'aria là. E mo al momento sto utilizzando un monitor da fotografia che ho overclockato a 70 Hz, l'ho potuto fare.
mi sta dando belle soddisfazioni. Non ti dico poi i colori come sono, però ho provato pure i monitor da gaming, però l'sRGB al 100% te ne accorgi subito, è tutta un'altra cosa. È da gaming, giusto se non ricordo male, che a quelle frequenze là. Eh sì. Ci sono alcuni monitor da gaming degni di lode che hanno una buona risoluzione dei caratteri, i famosi DPP. La maggior parte ce l'hanno a 35-40. Sono pochi quelli che arrivano a 70, 80, 90, che non ti sforzi nemmeno la vista, soprattutto quando poi ci passi parecchie ore davanti al monitor. E io dopo 10 anni avevo un Asus FVG Victor Golf 278 Eco 3D, era 120 Hz, vecchissimo, eh. L'ho comprato nel 2012, poi dopo 10 anni l'ho venduto perché iniziavo ad affaticare troppo la vista. E quindi per quello ho preso un monitor fotografico, perché come accennato già tu, avendo una scala di colore avanzata, non solo il mio monitor è calibrato, i colori sono veri, cosa che prima dovevo fare con un colorifero, co color colori, per calibrare i colori per renderli reali, il famoso bilanciamento del bianco per chi è patito di fotografia. E 10 anni sono stati lunghi, però poi alla fine ho cambiato perché mi serviva anche il monitor per la fotografia, che dovevo insomma, per avere il rapporto reale dei colori a monitor e quello che si stampa su carta. E quindi poi alla fine ho preso questo BenQ Papa Delta 2700 Quebec. Sarebbe PD 2700Q, lo dico con secondo l'alfabeto internazionale dei radioamatori. Allora, allora dipende da tu. Hai mai scattato fotografie su macchine analogiche? Perché in base a quelle più o meno posso dirti, prendi una compattina piuttosto che una bridge, perché allora, per iniziare potresti pure prendere. Se non sei appassionatissimo, puoi pure prendere qualche fotocamera compatta, però che ti permetta di poter utilizzare i parametri manuali e quindi iniziare a capire la differenza tra priorità diaframmi, priorità dei tempi, e cioè ti faccio un esempio: anche le macchine fotografiche di una volta, animali selvatici. Ok, allora, e quindi ci sono delle bridge, sarebbero macchine fotografiche che hanno, sono un ibrido, un misto, diciamo così, fra la reflex e la compatta, che hanno un'ottica già integrata. Ce ne sono alcune che hanno anche uno zoom ultra potente.
I marchi, allora, se tu mi chiedi quale marca, io non sono, un fedelissimo della marca, del brand, per cui io ti direi, non guardare al megapixel, perché il megapixel è soltanto la risoluzione di stampa, mi spiego meglio. Un megapixel, 0,8 megapixel ti bastano per stampare le fotografie. Un megapixel è ottimo. 300, 400 non fa altro che aumentare la risoluzione di ingrandimento di stampa. Cioè, se tu devi stampare un poster di 3 metri, allora il megapixel ti può aiutare. Ma se tu devi fare una fotografia, la devi vedere al monitor oppure devi stamparla, va bene qualsiasi fotocamera. Poi ovviamente ci sono le lenti fanno la differenza a livello di immagine. Quindi per esempio se trovi una compatta, quindi per dirti una Sony con un'ottica Zeiss oppure una Leica, quindi una Panasonic, insomma queste qua c'hanno le ottiche buone buone, diciamo montano dei vetri buoni. Poi se magari vuoi, sei proprio all'inizio che ti vuoi divertire, allora va bene qualsiasi macchina fotografica, anche una compatta, ribadisco, purché tu abbia, ti permetta di poter gestire anche i parametri manuali, cioè quindi puoi capire quello che ti ho detto prima. E non tutto manuale, anche dal menu, non basta, pure se non già le rotelline non è un problema. Che macchina hai? Perché almeno capisco, macchina e ottica, se mi dici un attimo all'ottica cosa c'è scritto. Allora, sull'ottica normalmente c'è scritto 15-35, poi ti mette un valore di F. Fa tipo 3,5, 5,6. Quella è l'apertura focale. Se ci ha portato di mano, scrivimi un attimo i valori di F, come sta scritto. Ci sta i millimetri. E poi i parametri di F, mi serve questo così ti dico come meglio puoi scattare le foto, soprattutto anche in caso di scarsa luminosità. E oggi sto scoprendo anche una delle mie tante passioni, che è la fotografia, anche se l'ho scritto nella mia biografia. Comunque, allora, in generale funziona così. Ci sta la misura in millimetri, quindi ti faccio l'esempio 17-35. Poi ci sta i valori di F, F punto. Ok, i valori di F, il primo valore si intende con, in quel caso che ho detto prima, 3,5, quindi 17 mm, quindi quando ce l'hai in panoramico l'apertura del diaframma è a 3,5. Quello che sia 3,6, 3,5, 2,4. Poi quando lo utilizzi e fai lo zoom, quindi stringi l'immagine, vai in tele, obiettivo, diventa 4,5, 5,6, quindi col grandangolo è molto più luminoso, mentre invece quando utilizzi lo zoom diventa più scuro, per cui dovresti andare ad aumentare gli ISO per compensare questa cosa qua.
Iso o Asa, come una volta stava scritto sulle vecchie pellicole. Asa, Asa 100, Asa. È un discorso abbastanza lungo, però se riesci a capire il meccanismo, poi facendo esercizio, poi ti renderai conto, insomma, inizierai a familiarizzare molto di più con la fotocamera. So I was talking about photography with my friend. The maestro here, Jason Farm, and we were talking about the photography. So I was saying him that the first thing you have to know if you want to buy a camera, you have to know what you want to photograph. To shoot photography, and you will choose a combat camera, a bridge or a reflex camera. And I say that you have to make your choice depending of your experience in photography. J'étais en train de parler avec mon ami Jason Pham à propos de la photographie, mais il m'a demandé une bonne caméra pour faire des photos. Et je lui dis que ça dépend de l'expérience personnelle, de l'usage qu'on doit faire. Donc, ça pourrait aller une compacte, caméra compacte, une bridge ou une reflex. Ça dépend de l'expérience qu'on a et l'usage. Ok, Jason, poi dopo me la vado a controllare un attimo con calma. Allora, qua. Però questo è un po' spoglio sto bagno, ci metto qualche pensile. Allora, pensile, ecco qua. Il movimento, il micromosso dipende anche dai tempi di scatto. Cioè, quando c'è poca luce, se tu hai ISO bassi, hai bisogno di tempi di scatto più lunghi. Un conto è un sessantesimo, uno con la barra 60, e un conto è un trentesimo, 1/30, cioè molto più lento. Quindi dovresti utilizzare un treppiedi, dovresti tenerlo fermo, e così eviti l'effetto micromosso. He say that when he shoots a picture, he see that there is a blur. The picture is not sharp. He see a blur. So that's why he need to use lower shutter speed. Ci sarebbe una tecnica. Allora, se tu devi fotografare un soggetto in movimento, c'è una tecnica che si chiama la tecnica del panning, però è un po' complicato perché devi conoscere bene le caratteristiche della macchina fotografica e devi fare un po' di preparazione. Questo poi la tecnica del panning viene utilizzata anche
nella fotografia sportiva, su quelle fotografie che praticamente vedi il soggetto che lo vedi statico e tutto dietro viene sfocato, si nota, è come se fosse congelato il suo movimento, è quel fotografo che segue il soggetto con una modalità di messa a fuoco che si chiama continua, continuous. Quella tiene continuamente il soggetto in movimento a fuoco. Se invece hai la messa a fuoco, quella che nella predisposizione che schiacci, lui mette a fuoco e poi basta. Allora in quel caso lì c'è tutto, ci sta la sfocatura, poi messa a fuoco centrale, quindi spot, poi misurazione spot, è un discorso se non mastichi di fotografia diventa piuttosto complesso. Ci sono diverse cose da sapere quando bisogna fare un determinato tipo di fotografia. E le combattine come le bridge di ultima generazione ti permettono di portare ottimi risultati. Un po' spoglio qua, ma quasi quasi cambia i pavimenti. Ma pure sta lampada, mamma mia. Alogena, lampada alogena. Ecco qua. Ok, così io posso dirti magari come ottimizzare l'utilizzo, posso esserti più d'aiuto, così, sapendo pure un po' le ottiche, posso dirti in queste situazioni qua, utilizza questi parametri qua, ma tu utilizzi anche il flash per caso? O utilizzi, diciamo così, il flash esterno, o utilizzi quello lì integrata nella macchina, perché anche lì c'è ancora un altro trucco per avere il viso abbastanza ben illuminato. Allora, vediamo qua. Questo mi piace. Contrasto con il verde. Cambia un po' di faccia. Ok, perfetto. Allora, quando utilizzi il flash incorporato, quindi se sono quelli là piccolini, quando usi la macchina fotografica per la messa a fuoco, non la devi tenere perfettamente dritta perché il fascio di luce è limitato, quindi è dritto. Dovresti alzarlo leggermente, dovresti sollevarlo leggermente. Significa che rispetto al centro, e che tu magari lo punti al naso, il centro dovrebbe stare all'altezza degli occhi. Perché si dice in fotografia che quando gli occhi sono a fuoco la fotografia è venuta bene, poi il resto può essere anche sfocato e tutto quanto. È molto importante il dettaglio degli occhi, non solo, ma poi alzandolo il flash ti va ad illuminare anche meglio il volto, la parte alta del volto. Quindi questo è, diciamo, il primo consiglio che ti do quando utilizzi il flash incorporato. Io l'ho capito dopo anni e anni. Non è una cosa che ho capito così subito, ma sulla fotografia digitale è così. Bisogna conoscere abbastanza bene le cosucce. Diciamo che ci vuole anche un po' di base di fotografia, un po' di teoria. Nel bagno qua io metto qualcosa che quando sta
quando sta seduto a fare la riflessione, si tranquillizza. Qualcosa però queste sono grosse, qualcosa del genere. Beh, mettiamo pure le foto nei bagni. Allora andiamo un po'. Questa forse se è piccola piccola. No, non si può, non si può. Rotolo, mettiamo carta igienica, carta. Non si può, non si può. Portarotolo. Oh, questo non l'ho mai utilizzato. I will use and buy this one. I never used this before. Questo c'è pure lo spazzolone incorporato qua. Questo perché non me lo fa mettere? Come non detto. Allora, noi andiamo intanto che, sperando che il gran maestro Jason Farm sia ancora qui con noi a farci compagnia. Nel frattempo, continuiamo. Allora, mettiamo un paio di mensole. Una mensoletta semplice. Questa mi piace. Di che colore era quello? Rosso, ok. Un po' troppo carico. Troppo scuro. Questo è rosa, no? Arancione. Forse questo va contrasto. Allora, mettiamo qua. Ok. Jason, grazie per essere passato in live. Quando vuoi a disposizione. Poi dopo do un'occhiata su Discord e vedo un attimino la macchina che hai e cercherò di consigliarti quelle poche cose che so della fotografia, insomma, cercando di darti qualche consiglio eventualmente, insomma. Babbo, grazie ancora, poi per qualsiasi cosa a disposizione. Mi raccomando, voi che state guardando in questo momento la live, vi invito a passare nel canale di Jason Farm, lasciare un bel follow, e non solo nel canale Twitch, ma anche nel canale YouTube. E se siete appassionati e patiti di farming, ve lo consiglio 100%, oltre all'amico Fernbus 08, l'amico 9 Gire 0, la zappa storta e il gran maestro Jason Farm. Qua ci vuole l'applauso. Nei sound alert. Ma va bene così. Allora, fatta la presentazione, dai, ma la prossima volta ci vuole una promozione. Allora, torniamo a noi. Vediamo un po'. Utensile, no? Questo abbiamo già visto. Ah, l'aeratore, la griglia, questa qua ci vuole. Già l'ha messa, ma noi la mettiamo lo stesso qua. Grazie a te, Jason. Poi, per quando mi posso mettere a disposizione quelle poche cose che so, insomma. Lo faccio ben volentieri con tutti quanti. Allora, qua penso che più o meno. No, però qualcosina la devo mettere perché è un po' spoglia. Decorazioni. Sono grosse queste foto. Decorazioni, no, orologio, ehi, decorazione stazionare, che roba è? Ah no, questi, ecco, questi mi servivano. Ok,
quindi è decorazione stazionaria, me la devo ricordare. Allora, mobile non è qua. Qua. Impianti, no. Armatura bagno. Ah. No. Vabbè, io direi che può andare anche bene così, tutto sommato. Ha cambiato faccia. Allora, poi qua e bicolore l'ha fatta. Allora, qua lo farei rosa pastello. Ecco qua. Con questo bicolore mi ricorda molto le gomme, le chewing gum, quelle lì bigusto. Non posso fare il nome del marchio, ma faceva delle grandi bolle. Big Bubble. I am painting the wall with this rose, and I am remembering that there were an old brand of chewing gum, and when I was young, when I was less older, they were chewing gum with two flowers, two gustis, ma che one. Allora, qua scarpiera, ecco qua, quella. Allora, questa qua, questa come si chiama? Faggio, ok. Allora, questo si può anche mettere qua volendo. Ok. No, questa devo andare alla Vortcan, non sta bene. Aspetta, mi ricordo che questo corridoio mi ha fatto sempre pena. No, questo non va bene qua. Ci vuole un'altra scarpiera. Eccola qua. Un po' ingombrante, però faccio, allora bianco, dettagli, lasciare questo color caffè, si avvicina alla tinta della porta. Caffè no, così non mi piace. Rosa pastello. È più scuro. Ok, prendiamo questa. Solo questa mostra davanti di vista. Là non lo posso mettere. Aspetta, ma qua c'è sta sto spazio qua. Mi sono messo solo qua, mi sono messo. È un po' ingombrante. No, appena non si può vedere questo. Se riesco a piazzarlo qua, diciamo che dà meno fastidio. Allora, qua ci metterei una bella foto. No, aspetta però. Vediamo se questo va meglio. No, quelle più scure.
Olmo americano, cedro, un po' scuro, però è quello che si avvicina di più. Ok, prendiamo questo. Questo già va meglio qua. Allora, qua mo... No, questa non va proprio bene, qua sta davanti ai piedi. Allora, qua gli mettiamo una bella foto. Appena entra, cosa vuole vedere? Cosa vuol vedere? Questa qua, una bella foto a stelle magiche. Bella! Appena entri, dice, vede il cielo stellato. While he comes in... Come in the house, we'll see a wonderful sky. Questo era forse un po' più giù. Esatto. Più o meno. Poi qua mettiamo appendi. Vediamo se questo ci va. Rosa. Bello. Vediamo un po'. Dovrebbe essere meno ingombrante. Decisamente. Poi mettiamo un bel fiorellino qua. Now I'll buy flower. Allora, rose, rose, je vais acheter des fleurs. Ok. Così quando entra dice, oh, ma guarda, si è ricordato di me. E io penso sempre a te. E tu non lo sai. I always think of you. But you don't know. I can see you that I always think of you. Decorazioni. Alfa Charlie 98. Decorazioni venne. Ah, decorazioni venne. Bello questo. Ah, no, questo era enorme qua. Bello ma enorme. Questo è ancora di più. Bellino. Pavimento no. Decorazione stazionaria. Ok, queste. Figure, questa qua. No, non mi piace. Forse no, se fosse stato solo il becco, qualche piccolo dettaglio sarebbe stato meglio. No, no. Qua c'è. Allora, mo. Qua è grigio, mamma mia, com'è brutto sto colore. Allora, qua ho fatto rosa. Qua farei un bel giallo soleggiato. I will use this yellow, sunny yellow. The rhythm will looks warmer.
In this moment is it looks very cold on my way. Dans ce moment-là, je vais utiliser, j'ai regardé la chambre et j'ai vu que le gris, il était une couleur qui ne donne pas la sensation d'une ambiance bien allumée. Donc je vais utiliser ce jaune soleil pour donner un coup de lumière et de chaleur à cette chambre-là. Però potrei farla a metà. No. Siamo stati fortunati perché sta casa, tutto sommato, non è messa male, ma direi che in buone condizioni. Anzi, in ottime condizioni rispetto alle tante altre che abbiamo acquistato e rivendute. Le abbiamo viste che erano messe molto molto peggio. Questa qui, devo dire la verità, forse abbiamo fatto un affaruccio. With reference to the other other houses I bought, this one is a great. It looks great. Eh sì. Ma se volessi mettere una lavastoviglie qua a fianco, vediamo un po'. Gusto, ma questa qua che è più piccola. Allora, dettagli, questi qua scuro, brutto, così. Questo è colore che acciaio, chiaro, bianco, no. Mi piace più questo. Ci va? Ci va? Sì. Ok. Allora, poi nella cantina andiamo a mettere installeremo creeremo una piccola lavanderia, ma questo non mangiano. E qua manca il tavolo. Guarda la miseria. Ma aspetta, il tavolino si può, potrebbe mettere qua in mezzo. Allora, questo qua mi sa che, allora, quello è più sull'arancione, cedro, no, questo qua sta qua vicino. Olmo americano, è per forza questo. Ah no, enorme. Allora, devo fare una cosa però. Devo rinunciare a un divano qua. È per forza, aspetta, ora fammi spostare questo. Vediamo se... Stai facendo così. No, io quasi quasi. Questo lo tolgo. Allora, spostiamo un attimo qua. Tavolo, il tavolo potrei metterlo qua. Aia. Tavolo.
tavolino. No, questo è quello. I am trying to find a so small table. Allora, forse questo va. Sì, yes. Olmo americano, ok. Lamox. Oh, perfetto. Perfetto. Vediamo questo, eh? Olmo americano. Denti di leone. Germogli in fiore. No. Mi sa che prendo queste qua. Allora, uno. I will buy those chairs. Run, baby, run, di da da dum. E forse il divano qua. Un divano ad angolo ci vuole. Angolo. Allora, vediamo un po'. Let's check. Divano. Questo potrebbe andare meglio. Bene ingombrante. E si può prendere anche più di uno, mi sa, eh. Aspetta un momento. Bello, questo lo mettiamo qua. Ok. Però là io vorrei se la mettessi il termocamino dovrei metterlo qua. Il termocamino posso metterlo là. Questo qua è bello compatto. Scarciando. Metallo, questo qua. Questo si può recuperare. Puff, 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 bra, puff. Eccoli qua. Allora, rendiamo. Questo brutto assai brutto. Buffo chiaro, eccolo qua. Caffè marrone. Beige, pare che si avvicina più al colore del legno del tavolo. Caffè marrone. Grigio chiaro. C'era dell'arancione là. Beige, penso proprio che è beige. Ma che beige. E qua mettiamo TV, allora mettiamo TV a sospensione. Mettiamo qua. Così. Poi ci vuole una bella foto. Allora, qualcosa che faccia dia calore. Vediamo un po'.
che abbia anche il taglio verticale. Now I have to choose a picture that will give a warm sensation. So, but I need to find a vertical one. As we say in photography, portrait mode. Combinazione di colori, foto di giardinaggio. Il gatto, questo mi piace. Questo. Oh, bellino. Well, bellino questo. Nice. Oh, mettiamo la solita lampada e poi andiamo a regolarci il tutto. Dov'è? Lampada, illuminazioni, ecco qua. Qui però quasi quasi mettere qualcosa del genere, piccolino. Bevi piccolino, ecco qua, scende qua. Oh, è enorme. Chill. Enorme, oh, però ci va. Ah, bellino. È un po' kitsch, però. Bello qua, però. Lampada terra. Wall lamp. Allora, vediamo un po'. Questo si potrebbe appoggiare qua sopra. Ah, ecco cosa devo prendere. Mi stavo dimenticando. Lampada da parete, eccola qua. Stiamo fuori squadra. Ecco qua. Una bella piantina piccola qua sotto. Allora, vediamo un po'. Piante. Allora, queste sono quelle che si mettono fuori. Ok, sì. Qua. Decorazioni. Andiamo un po'. Piante, ecco qua. Una yucca? No, la yucca mi sa che è infatti enorme. Non va bene. Bella ma ingombrante. Questa qua. Primo colore. Dorato. Ci sta. Bianco non mi... ma sì, facciamo tutte e due così. No, questa sta davanti, ma sei enorme sti piante. They are too big. Qua io farei di un altro colore, però per il momento vediamo ancora. Oh no, che ho fatto? Ma ecco qua. Scusate, segna scusate. Sto pavimento non è che mi faccia impazzire tanto. Vediamo un po'. Domanda centino. Fai queste qua, Kurt. Rosmarino. Ecco qua. Ah, ma queste sono... Rosmarino, questo può servire in cucina qua. Menta, ecco, vediamo tutte le piante. La menta, samenda. No, mettiamole sempre di qua. Poi
Ah, questa è la yucca piccolina. Questa già. Beh sì, qua sta un po' davanti ai piedi, però. Allora, adesso immettiamo aria condizionata, perché è già predisposto. Dov'è che l'ho visto? Ecco qua. Now we will go. We gone mounting the air conditioning plant. Ancora, grazie a tutti voi che in questo momento mi state facendo compagnia. Io mi chiamo Fabrizio e in questo canale e qui su Twitch sono conosciuto come Dablo, ODB come mi chiama il mitico Jason Farm. Quella che in questo momento state assistendo sia in diretta che in replica è la sperimentazione di un nuovo format chiamato soft gaming. E soft gaming è un nuovo modo di creare contenuti. Eccoci qua. Allora, e dicevo che il soft gaming è un nuovo format che sto inventando e il suo scopo è quello di rilassare lo spettatore e quindi rendere una live particolare o un video. E grazie ancora a tutti voi, come sempre. Io continuo qui, grazie a voi che mi state tenendo compagnia qui su Twitch e mi auguro che stia facendo, mi auguro di essere di buona compagnia per voi che mi state guardando in questo momento in replica su Twitch o su YouTube. Ancora grazie mille, adesso andrò come al mio solito, a fare il mio giro di saluti in lingua inglese. Hi everyone, thank you for your company here in this live streaming. My name is Fabrizio, also known here on in Twitch community as the Dablo or DB as my friend Jason Farm called me. Welcome to the stream. Welcome to this replay. Thank you so much if you are watching as well this video on YouTube. Welcome. This is a new kind of doing in play that I am inventing and it's called soft gaming. What's the soft gaming? It's a new format that I am inventing that the special goal is let the viewers let them feeling so relaxed. And if you are enjoying this kind of experimental way to stream, I will be so happy and proud to read what do you think about this in your comment in the in live streaming or in replay, or if you are watching this video on YouTube, please leave a full leave
If you want, follow my channel and leave a comment. Thank you so much. Now I will speak in French. I will talk to my French friends. Salut à tous et bienvenue. Merci pour être ici dans cet direct. Je m'appelle Fabrizio. Fabrizio. Mais ici, dans la communauté de Twitch, je suis connu avec le nom de Dab ou W. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une commune, directe, mais c'est un direct expérimental. Je suis en train d'inventer un nouveau format qui s'appelle Sork Gaming. Le but de ce genre de direct, c'est de relaxer les spectateurs. J'espère que je vais réussir avec mon but. Et si vous aimez ce genre de direct, s'il vous plaît, faites-moi le savoir en laissant un message en commun ici sur l'applique ou en direct ici sur Twitch ou sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. Ecco mon guaio. Io vi ringrazio che mi state facendo compagnia da questa diretta. E per che sto facendo, vi sto facendo compagnia pure a voi che mi state guardando in replica in coppa canale Twitch e o video che mi state guardando in coppa YouTube. Quello che state guardando non è una semplice diretta, diciamo gameplay classica che è uno yoga e chi lo guarda, ma è un soft gaming. E un soft gaming è una cosa che sto inventando in un nuovo format. Praticamente un soft gaming, lo scopo di soft gaming è quello che quando guardate in diretto un video allora vi sentite un po' più rilassato. E se vi piace lo soft gaming che sto mandando, lasciate un commento sia durante la diretta o in replica anche a Twitch oppure do video che state guardando anche a YouTube. E mo a mannanzia. Allora, qua Dan ci devo mettere un mobiletto. Una cassettina. Cassettina. Possibilmente. Questa mi sa che sia lunga. Questa. Forse questo no, troppo ingombrante. Questa è grossa. Ok, forse questo. Allora, cassetto, questo che cos'è? No, colore manco mi piace. Colore, no, troppo scuro, no. Ok. Anzi. Ora da una bella chicca. Console. Ah, specchio. Eccolo qua. Come. Allora, rosa. Faggio. No, questo non va bene qua. Troppo ingombrante, no? Aspetta, fammi vedere se questo ci va qua. No, troppo ingombrante. Non va bene. Non va bene.
quasi. Una pianta qua io la metterei, la yucca. Rosa, ecco qua. Amiamo le piante, io lo sapevo che vi piacciono le piante. Allora, qua però ci vorrebbe un tappeto. Allora, denti di leone, questo mi piace. Lilla. Vediamo un po' come va. Niente male. Lilla, sì, più o meno copre. Diciamo così. Zerbino. Ecco qua. Ne prendiamo uno di questi qua. Ci va questo? Sì, ottimo. Beh, questa però sta parete un po' spoglie. Non vorrei dirlo, ma quadro, vediamo un po'. Amore, eccolo qua, amore, girasole. Enorme. No, troppo grande. Però non mi piace perché manca la solita lampadina qua. I need to put always the same lamp. Light. Allora, questo no. Ecco qua. Allora, dovrebbe stare da qualche... Eccola qua. Rosa. Questo però potrei spostarlo leggermente più in basso. Questo. Ah, qua manca l'orologio. Manca un orologio qua. Non mi piace. Qua si può... qua ci vuole qualcosa di più piccolo. Allora, vediamo un po'. Aspetta, però. Questo però, quando viene, torna a casa. Credi di aver trovato una cassetta degli attrezzi, invece trovo cioccolattini. Ok, poi vediamo un po'. Decorazioni, eh sì, decorazioni. Veduta di Vancouver, sperando che ci vada qua. Bellino. La reazione è arrivata. Bella foto, ok, però là ovviamente stesso trattamento di quelle altre là, gli mettiamo. Questo più o meno già sta più inquadrato così. Ok, mo mettiamo giusto giusto due quadrettini piccolini qua. Allora, deve essere proprio piccolo, piccolo, piccolo. Ecco, tipo questi qua. Vorrei metterne uno orizzontale. Ah no, questo non ci va. No, ci vuole quell'altro là.
quella lì un più piccolino, questi veri in modalità verticale, questa qua. No, queste grandicelle, però questa si potrebbe mettere in questa stanza qua. Questa c'è. Ah, hai capito? Questa. Allora, io direi che qua tutto sommato ci sta. Qua dobbiamo dare. Qua ci ho messo scordato di. Ok. Ah, ma qua mi sono scordato completamente di rifarli. Come sono completamente dimenticato di fare questa parte alta qua. E infatti mi chiede la vernice, beh, giustamente, ma io so che giallo. I know that I used this paint here and I will complete the job. Ok, mi pare che. Ok, quindi tu puoi andare a rilassarti. Boh. Allora, qua io direi che potrebbe andare anche bene. E qua, mo, mamma mia, che colore spinto, brutto proprio sto bicolore. Allora, aria condizionata. Quella non può mancare, ovviamente. E vediamo se riusciamo a metterci pure una piscina qua. I will check and try to put the swimming pool in this house, home, back home, back in your arms. Allora, qua mi piacerebbe farlo di un colore. Aspetta, qua però, cioè, mi sa che devo sostituire una presa. E infatti. Mi dicevi che mi pareva strano. Allora, massa, ground plane, ok, qua le prese stanno a portata di mano, eh. Allora, qua si potrebbe anche, allora intanto. Ok, qua l'abbiamo lasciata così. Qua abbiamo fatto rosa pastello. E qua vorrei fare blu ispirante. Blu, vediamo un po'. Ah, è giusto. Carta da parata, non ci ho pensato. Moquette. Giusto. Darà una sensazione di ambiente. Ok, cerchiamo di utilizzare il colore blu qua. Poi I will try use the blue here, the color blue color. Allora, blu sognante, blu reale. Blu reale. I will use this blue here. Light is not so dark. It's lighter than the moquette color. Ok.
questa la dipingiamo completamente d'azzurro. Io penso sempre a te e non so perché, non so perché. Abbracciami più forte perché pochi sanno. Twitch non si possono dire nemmeno quelle parole un po' spostate. E meno male. E meno male, dico. Altrimenti si sarebbe di cattivo esempio. Tappeto blu marino, aspetta però sto tappeto blu marino, ora che ci penso, ma io il tappeto qua non l'ho messo. È certo che non l'ho messo. Ma io quasi quasi però. No, meglio il tappeto. Ceramica blu. Sto pensando. Giallo, il colore del sole, diciamo blu o azzurro, il colore del cielo. Non male, cioè, quasi quasi. Not bad, I know that I have not style, but it looks like the sky and the sun. E mo gli metterei qualche tappeto tipo rosso. Rosso, tipo questo. Eccolo qua, rosso. Deve essere più grande. Ma questo lo metto qua. Beh, non ci va. Ecco qua. Allora. Mi sembra in ottime condizioni. Sì, io direi di sì. Allora, vediamo un po'. Ok. Il tappetino qua l'abbiamo messo. La camera qui. Ah, qua manca ancora un po' di cose. Un saluto a tutti, grazie per essere entrati in live. Io mi chiamo Fabrizio. Qui nella community di Twitch sono conosciuto come Dablo ODB, come mi chiama il mitico Jason Farb. Ciò a cui state assistendo in questo momento non è un semplice gameplay, ma è un format nuovo in sperimentazione, chiamato soft gaming, il cui scopo è quello di rendere lo spettatore partecipe, ma soprattutto rilassarlo. Welcome to
to the stream. My name is Fabrizio, also known here on the Twitch community as Dablo or DB, as my friend Jason Farm called me. In this moment, you are watching a new kind of doing a gameplay, an experimental format called soft gaming. I hope you will enjoy this kind of gameplay. It's I hope it will be different. Okay. Salut à tous, bienvenue à cette direct ou à cette réplique. Je m'appelle Fabrizio et ici sur Twitch, je suis bien connu dans la communauté de Twitch comme Dablo ou DB comme m'appelle Jason Farmer. Bienvenue dans cette direct. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas une direct normale, c'est une direct expérimentale. En fait, je suis en train de expérimenter une nouvelle façon de faire direct. Et je suis en train d'inventer un nouveau format qui s'appelle soft gaming. Et le but du soft gaming, c'est de relaxer les personnes qui regardent la vidéo, comme maintenant en direct ou en réplique sur Twitch, sur YouTube. J'espère que vous allez bien aimer et agréer cette nouvelle forme de faire des directs. Merci beaucoup et maintenant on continue. Qua ci mettiamo da vicino. Quella non può mancare. Senti, quasi quasi. Allora, vediamo un po'. I blocchi, questo mi pare che porta anche i blocchi rossi, no. Beige. Arancione, questo è. Vabbè, allora, questa ora... in 2 metri quadri qua ci abbiamo installato pure la piscina e qua come si copre, ecco qua, ovvia. Perfetto, allora qua metto pure com'è che si chiama? Com'è che si chiama? Pergolato. Eccolo qua. Allora, io direi di metterne un paio qua. Uno. Due. Ok, poi mettiamo, allora vediamo un po' quale, questo, direi questo. Verde, mi piace di più, si mimetizza meglio. Incominciamo la base. Perfetto. E
Questi le fanno facile, ma quando lo vai a montare nella realtà ci vogliono delle ore. Eh sì, ho il tetto verde. Questo nelle mani all'avvitatore. Oppala, è fatto. Allora, io mi metterei pure le rose, cespugli di rose. Eccolo qua, sempre rose rosse. Rose rosse per te. Ho comprato stasera e il mio cuore non sa cosa voglio da te. Allora, ne mettiamo una qua. E una qua. Ah, non dimentichiamoci della neon. Eccolo qua. Allora, mettiamo un bel relax. Qua ci vuole la scala, ci vuole. Eccola qua. Perfetto. Relax. Mettiamo questo qua. Non ho capito perché questo fa così. Ah, ma qua non c'è il... Ottimo. Il locale si chiama Relax. Caruccio, però. Non male. Allora, fammi dare un attimo un'occhiata qua. Allora, il bagno l'abbiamo arredato. Qua, qua un po' alla buona l'abbiamo sistemato. Piscina, il pergolato. Allora, io direi, arrivato a questo punto, di mettere in vendita la casa, ma prima, come al nostro solito, andiamo a fare la foto. Allora, un attimo solo. Allora. Perfetto, ok. Allora, io direi che ne facciamo una. Così. Perfetto. E un'altra così. Non è proprio il massimo, ma almeno così. Allora, qui ho messo relax, ok, io direi di mettere la casa all'asta e vedere un pochettino. Allora, siccome ho speso 6.500 euro in più, vediamo se riusciamo a recuperarli. Ok, negozi offerta, vediamo un po' se siamo fortunati. Vediamo un po'. Ahia, vabbè, allora accetto lo stesso. Accetta l'offerta.
Allora, la nostra live per questa settimana, la live dedicata ad House Flipper, il nostro appuntamento di oggi termina qui. Allora, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, insieme ai link, insieme a questo link per acquistare giochi e software scontati, giochi multipiattaforma, quindi PC, PlayStation, eccetera. Nella descrizione del video vi lascio il link quindi per acquistare il gioco e i link per i miei canali social. L'appuntamento è per giovedì prossimo e questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12. Ogni sabato alle 12 sarà disponibile il nuovo video di House Flipper. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Mi auguro di avervi fatto compagnia, voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch o anche su YouTube. Se questo video e il format vi è piaciuto, vi invito a passare nei miei canali, a mettere un follow, a seguire il canale, un mi piace e magari, ecco, se vi va, di condividere i miei contenuti. Detto questo, adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese. I am very happy to have you here. I hope I have done you a good company. You made for me and to me a great, great, great company. I've been in great company. Thank you so much. If you want to watch this video, in replay, you can watch this video in YouTube. You will find this video on Saturday at 12 p.m. local PM. And if you are interested to buy this game or other games for multi-platform and with lowered prices up to less 70%. Together with the link of my social media channels, you will find the link where you can buy all those things with the lowered prices. Thank you so much. Please stay tuned that you will, if you are watching this video in replay, when this video ends, you will watch the video of Resident Evil 7 Biohazard. This is a new format called Soft Horror. So please stand by. Thank you so much. Now I will say hello to my French friends. Merci beaucoup pour votre compagnie pendant cette direct. J'espère que vous avez agréé ce nouveau format, mes vidéos. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu multiplateforme, donc pour ordinateur, PlayStation, Xbox, etc., etc., vous allez trouver un lien avec les liens de mes canaux social media. Vous allez trouver le lien pour acheter les jeux ou les applicatifs sur l'ordinateur à prix réduit jusqu'à moins 70%. Le rendez-vous pour avec House Flipper, c'est pour jeudi prochain. Vous pouvez regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube le samedi à midi. Pardon, vous pouvez regarder ce vidéo sur ma chaîne YouTube le samedi à midi.
Si resti dans le canal après que je vais terminer ce vidéo-là. Vous pouvez regarder un nouveau format qui s'appelle Softcore et je vais vous montrer mon jeu, un jeu qui s'appelle Resident Evil 7. Je le fais, c'est un horreur, mais je le fais à ma façon. Je l'ai transformé à Softcore. Donc on va essayer de rigoler un peu. Voilà, merci. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. Si j'espère que j'étais de bonne compagnie pour vous, que vous êtes en train de regarder ce vidéo-là en direct ou en réplique ici sur Twitch ou sur la chaîne YouTube. Maintenant, je vais saluer mes amis dans la langue napolitaine. Donc, restez syntonisés jusqu'à la fin. Et voilà, merci beaucoup. Et maintenant, mes amis napolitains, allora, io vi ringrazio che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. Spero che vi abbia fatto compagnia io a voi. Voi mi avete fatto una grande compagnia e mi avete fatto sta buona. Vi ringrazio tutto quanto. All'appuntamento per House Flipper la settimana prossima, per giovedì prossimo. Sto video potete guardare in coppa YouTube sabato a mezzogiorno. Poi, se vi interessa qualche tasto yoga scontato oppure pure di yoga per PlayStation, Xbox o tra PC e cose, dalla descrizione del video lascio i link. Oltre ai canali social media, quindi Facebook, Instagram, YouTube e poi pure Twitch, trovate un link dove potete accattare House Flipper o yoga che stia di yoga scontate fino al 70%. Poi voglio chiedere una cortesia, mo questo video tra poco fornisce, no? Rimanete sintonizzati perché dopo questo video voi potete guardare Resident Evil 7 che non è un horror, però sto facendo un soft horror che in effetti ironizza un poco, no? Diciamo pure perché tenono pochi paura e mi ci facciamo due risate e ci cagammo un poco meno sotto, scusate la volgarità, ci mettiamo più paura, ecco, scusate, e quindi vi prego, rimanete nel tuo canale. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente, quindi Soft Gaming vi è piaciuto, facetemi una cortesia, seguite il canale a YouTube, mettete un bello mi piace, condividete un po' i video miei e seguitemi pure un po' a Twitch, insomma, che così ci divertiamo un po'. Allora, voglio detto questo, io vi saluto come al solito, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati che quando fornisce sta diretta diciamo ci divertì con Resident Evil. Allora, voglio io come sempre vi ringrazio, è stato un piacere pazzo. Thank you so much everyone, stay tuned, merci beaucoup, restez syntonisés, restez sur le canal. Merci à tous. Grazie mille a tutti. Io vi auguro una buona continuazione e state buone. Ciao a tutti. Bye bye. Au revoir alla prochaine. Merci beaucoup. Salut.
Non ho capito perché questa